Dico, ho sentito il nuovo album di Giorgio Vanni? No, non l'ho sentito il nuovo album di Giorgio Vanni, perché ha fatto un nuovo album Giorgio Vanni? Di cosa? Fatto un nuovo album Giorgio Vanni? Vediamo un po' sulla sua pagina di Wikipedia. The Gold Session? È questo? A febbraio 2022 è il conduttore del programma musicale Catch the Song. Vabbè, questo non ci interessa. A aprile? Il 22 aprile 2022, tramite i suoi profili social, annuncia l'uscita del suo nuovo progetto discografico insieme a Max Longhi, da tipo The Gold Session. Come anticipato nel loro web format, The Churma Show, il disco si compone di 12 sigle interpretate da loro in uno stile differente, cercando di abbracciare più generi musicali possibili. L'uscita dell'album è presa per il 13 maggio, quindi è già uscito. Come si chiama? The Gold Session. Non sapevo di questa cosa. Ascoltiamo un po'. The Gold Session. Ecco qua, The Gold Session, trovata. Passiamo al volume. Allora, Rembaggio Mashup Get Lucky. Get Lucky dei Daft Punk. Ascoltiamo un po'. Non ci sento, Get Lucky. Cioè, hanno messo un riffettino funky su all'arrembaggio. Vediamo un pochino. Mi avete detto Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Radio Edit. È questa? Ma che è sta? Sta bossa. Questa bossa, Yu-Gi-Oh! Comunque incredibile. Hanno preso gli standard più basici di tutti i generi, tipo Get Lucky, riffettino funky di chitarra. Bossa, la bossa proprio più basica messa sul testo di Yu-Gi-Oh! Ascoltiamo Oltre i cieli dell'avventura, sono curioso adesso. Cos'è questo Calcutta canto Oltre i cieli dell'avventura? Questa mi convince poco. Base da pianola. Non sono Nicole Plegato, sono Giorgio Vanni e Max Longhi. Però infatti l'ispirazione ci sta un po'. Questo piano un po' così, Coldplay. Beh, a questo punto ascoltare un accenno un po' di tutte. Detective Conan, sono curioso. Questo tono un po' noir del Detective Conan. Bello! Cioè, gli dà tutta un'altra vibe alla canzone. Ogni mistero per Conan,
letteralmente porno anni 80, è molto. Caso per caso risolve seguendo l'istinto. Ma questo forse fra tutte è quella meglio riuscita. Sono sempre tutte molto basic come arrangiamenti, però. Dragon Ball Super. Vabbè, non conosco l'originale però di Dragon Ball Super, quindi che sta skipperei. Cavaliere dello Zodiaco. Da un po'. I Cavalieri dello Zodiaco. I Cavalieri dello Zodiaco. Tu sai chi vedrai laggiù, più là del cielo blu. I Cavalieri dello Zodiaco. No. Ma tante qualità ed un'armatura. No, grazie. L'incredibile Hulk, che aveva un sound molto Bon Jovi, mi ricordo. Sentiamo un po' come andrà arrangiata. Ciao per play, ciao caro. Questo è Naruto, io credo in me, sì. Boh. Allora, c'è da dire che Giorgiovanni ha... Direi che... Credo di trovare l'accordo un po' di tutti in chat che il successo di Giorgiovanni sia basato sulla cassa in quarti. Cioè, Giorgiovanni è famoso per queste sonorità qua. Cioè, tipo... No, ci chiamo proprio Giorgio Vanni. Ecco qua. Tipo questa. Cassa in quarti. Cioè, cassa in quarti è la firma di Giorgio Vanni. Cioè, è un pochino... Qualche altra sigla che ha cantato... Shinakenden. Di cui ricordo pochissimo, oltretutto. C'è sempre la cassa in quarti. C'è sempre la cassa in quarti nelle canzoni di Giorgio Vanni. Ma perché mi chiudo il clip la settimana? L'anno regisce il mio clip. No, non mi interessa. Quando sbordi. Va bene, d'accordo. Comunque sì, Giorgio Vanni è oggettivamente king della cassa in quarti. Quando fa questa roba così, boh. Dopo tanti miei. C'è un casco sulle palle, anche l'uccello. Cioè insieme, tutte e due. Dragon Ball GT. Dopo questa poi direi che... Ecco, palle scese sotto il pavimento. Depressing Naruto, sì, vabbè ragazzi, hanno ammosciato anche Dragon Ball GT. Cioè, di la cassa come picchia la cassa Rotterdam, cioè esatto, perché fare esatto, il punto è quello. Alcune trovate sono divertenti, tipo il Detective Conan con queste sonorità un po' noir che sembra quasi, no, la colonna sonora di un film noir, no, di, con questi sax, queste trombe, no, trombe, questo non è un sax, no. Si è creato un cratere sotto la sedia, sì. Queste erano carine. Le altre no, terribili. Secondo me terribili.